vedete qua tutto arruffato è perché c'è appena stata Leila che si è un po' capovolta, ricapovolta, ha giocato. Adesso è andata di sotto, quindi. Sono tornata con un nuovo video haul. È veramente da tantissimo che non ne giro uno, però devo dire che ho fatto la brava fino appunto a questo momento, perché sono riuscita ad accumulare alcuni acquistini che ho fatto oggi e durante questo ultimo periodo e quindi eccoci qua. Prima cosa che vi voglio mostrare è un bijou che ho preso già tempo fa quando c'è stato il Festival dell'Oriente a Torino. Mi sono dimenticata ora che ci penso, perché è ovvio, ovvio che uno si dimentica alcuni pezzi da mostrare. Comunque niente di che, ho comprato un set di incensi, però quelli che non sono dannosi, nocivi, perché tempo fa ho visto che Striscia Notizia ha fatto proprio un set servizio sulla dannosità del contenuto degli incensi, però questi sono approvati, quindi ci piace la cosa. E poi mi sono anche scordata, ma anche lì non importa, un copridivano, copriletto, un tuttofare diciamo matrimoniale con una semplicissima stampa in bianco e nero che abbiamo pensato poi di utilizzare sul divano, però non si sa ancora bene, vedremo un po' dove piazzarlo. E ora passiamo alle cose che ho qua con me. Ultima cosa che ho comprato al Festival dell'Oriente è stata questa collana qua, il famosissimo richiama angeli o fate, dipende un po' dalle vostre credenze, diciamo così. Questo è stato più un regalo che un mio acquisto, perché me l'ha preso Giampi, è in argento indiano. È presente la classica pallina con all'interno, come potete sentire, il sonaglietto. E qua c'è tutta la catena lunga lunga. Questo diciamo che è stato un acquisto mirato in previsione di un futuro bebè, perché non so se sapete la leggenda, diciamo, di questo ciondolino, che praticamente serve a tranquillizzare il bebè quando è nel nostro pancione, a far sentire i movimenti della mamma, e una volta che il bimbo è nato questo si va, volendo o non volendo, poi lì dipende un po', a mettere vicino alla culletta, così il bimbo sente questo suono che appunto ha sentito per 9 mesi nella pancia e rimane tutto assuefatto da questo suono. Vabbè, l'ho preso per questa storia, questo racconto paranormale, però è anche un oggettino che mi piaceva tantissimo avere, lo trovo molto carino da abbinare un po' a tutto, quindi l'ho preso primo per il bimbo che arriverà, speriamo presto, e poi anche perché appunto è un pezzo che mi piace tantissimo, e poi il suono è una cosa meravigliosa, c'erano vari suoni, infatti sono stata lì 3 ore a scegliere il suono perché sembrano tutti uguali ma non è così, e quindi eccola. Altro pezzo di bigiotteria che vi mostro è questo braccialettino qua, semplice, con chiusura a magnete, quindi molto pratico e comodo da mettere e togliere anche da sole, formato da tutte queste palline bianche con brillantini. È davvero carinissimo, nero, che si abbina a tutto, e questo è stato uno dei tanti pensierini che mi ha fatto la mia amica Ilaria, che ora posso anche ringraziare pubblicamente. Un bacio tesoro. Altro pezzo che vi voglio mostrare è questa bellissima collana su base oro con questi fiorellini, molto primaverile, poi anche se abbastanza ingombrante secondo me rende l'outfit elegante, fine, raffinato, ha questo tocco di colore tutto sberluccicante che non può mai mancare nei miei gioiellini, e ha queste pietre sul rosa antico, guardate. Guardate che luce, ecco, e oggi non c'è neanche il sole che ci batte contro. È bella, 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 mi piace un sacco. Sapete che io ho una passione sfrenata per queste collane. Oggi devo dire che sarebbe stata anche perfetta per questo outfit, perché anche se ho una t-shirt abbastanza semplice, abbastanza casual, con questa già diventa un pizzico più brillante.
Ultimi pezzi di bigiotteria che vi mostro sono degli orecchini, eccoli qua. Due paia di orecchini simil Dior. Questo sui toni del grigio opaco che va di super moda e poi devo dire che hanno una colorazione molto elegante che si abbina praticamente a tutto. E poi c'è questa colorazione un po' più frizzante, questo azzurro bello acceso, bello brioso, super estivo, che si abbina alla perfezione con i jeans. Speriamo che si veda di luminosità, perché questo sole c'è, non c'è, c'è, non c'è. Per quanto riguarda invece l'abbigliamento, vi mostro questo paio di leggings caratterizzati da questa banda elasticizzata e poi sono praticamente di un tessuto elasticizzato, quindi molto comodi, pratici e poi hanno questa fantasia che forse vista così sembra un pugno in un occhio, però vi assicuro che mi piace tantissimo, non rende tanto la telecamera, comunque è un blu, tipo blu jeans, con tutto questo damascato. Belli. Questo che vi mostro ora è diciamo una specie di cardigan, non saprei come definirlo perché è molto strano come capo, è fatto tipo felpa, sul giro maniche ci sono queste borchiette, questi buchini, c'è una bella cernierona che arriva fino al fondo e doppia perché c'è sia sopra che sotto. Ora ve lo mostro un pochino meglio, vedete che è un po' sopra la vita, quindi tra sottoseno e vita c'è questa parte elasticizzata e poi va giù 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 giù, anche qua di nuovo borchiette, tasconi e finisce praticamente come se fosse un vestito. È molto particolare, è un genere che non è tanto il mio perché io amo i vestiti bon ton, amo le cose un po' elegantine, un po' così, però questa cosa era talmente strana che ho pensato di abbinarla ai leggings quando vado a lavorare, poi sotto uno può metterci una maglia manica lunga. Non lo so, mi ispirava tantissimo, sarebbe stato il top se avessi avuto il cappuccio, secondo me, perché sarebbe stata proprio la ciliegina sulla torta, però essendo che era strano mi attirava, poi questo color petrolio lo adoro. L'ultimo pezzo d'abbigliamento che fra poco vi mostrerò è una cosa che cercavo da una vita, andava tantissimo di moda l'anno scorso e da quando l'ho comprato è riuscito. Non so, aspettavano che comprassi io per farli uscire, fanno uscire di mille mila modelli diversi. Qui però sto parlando del giubbottino di jeans stile Chanel. Sul collo notiamo queste due catene oro, mentre in mezzo ci sono tutti i brillantini che non possono mancare. È molto semplice, vedete, rimane abbastanza corto. La chiusura è con i classici bottoncini. Le due taschine e dietro, semplicissimo davvero, è molto molto semplice, però avvolge bene tutto il corpo, quindi adoro, adoro. Sono sempre stata contraria ai giubbotti di jeans, non mi sono mai piaciuti, neanche da piccola mi obbligavano a mettere il giubbotto di jeans che odiavo. Adesso diciamo che l'ho rivalutato proprio perché amo questo modello Chanel che nonostante il pezzo sia sportivo, con l'aggiunta di questa piccola catena, i brillantini, i bottoncini oro, secondo me riesco poi ad abbinarlo anche a vestitini un po' più eleganti. Sapete che io amo contrastare i vari look, quindi con questo giubbotto sicuramente potrò abbinare tutti i miei vestitini bon ton eleganti, un po' vaporosi, un po'... Vabbè. E per ultimo vi mostro tutti gli acquistini che ho fatto oggi da Bottega Verde. Visto che sto finendo tutti i top coat, ho deciso di provare quello di Bottega Verde, eccolo qua. Anzi, se l'avete già provato, se lo conoscete, fatemi sapere come vi siete trovate, perché mi farebbe piacere appunto una vostra opinione, visto che per me è una novità. Crema idratante per i piedi, questa l'ho presa per Giampi, gli ho fatto un piccolo regalino, visto che lui le usa molto queste creme, allora
l'ho fatto felice. Allora, ho cercato di viziarlo un pochino. Sapete la mia mania di emolienti labbra, balsamo labbra, burro cacao? Ho deciso di prendere questo stick labbra emoliente al gusto violetta perché era l'ultima fragranza che mi mancava. Non ho ancora provato il miele, però so già che mi dà alla nausea, quindi diciamo che mi mancava soltanto questo. Non so se colorerà le labbra perché comunque, vedete, è sul lilla, però magari rimarrà un po' di lucido, un minimo di barlume, violetto, roseo, non lo so. Vi faremo sapere. Profumo delicatissimo. Sotto consiglio della mia amica commessa ho deciso di provare questa crema per il viso all'uva rossa, idratante e antiossidante. Io sono contentissima perché sapete che vado sempre a prendere prodotti per prevenire tutto quello che potrà succedere, quindi in questo caso l'invecchiamento della pelle. Non ve la sto ad aprire perché devo finirne ancora una, però l'ho provata in negozio e mi piaceva un sacco la profumazione. Tra tutti quelli che c'erano, questa era quella che mi attirava di più, sia come profumazione che come consistenza. Della nuova linea make up ho deciso di prendere un mascara. Guardate che carino questo packaging, davvero super bellissimo, elegante. Si presenta così, bello ciccioso, e questo è lo scovolino. Anche di questo ho visto il tester e mi ha attratto tantissimo perché è un amplificatore di ciglia, quindi per le sfigatelle come me che non hanno praticamente ciglia, ce le hanno rade o comunque non belle come devono essere, questo secondo me avrà dei buoni effetti. Anche di questo vi dirò perché so che purtroppo tante soffrono di questa cosa, che non hanno tante ciglia o comunque vorrebbero delle ciglia belle wow da bambi, ma non ce la fanno, quindi ti metterò alla prova. Con il 60% mi sono presa il mio solitissimo, perché io quando vado da Bottega Verde non posso non prendere questo, il Kajal nero, che vi mostro, ma chi mi segue da tempo sa già come è fatto. Eccolo qua, super indispensabile per me, non riesco a stare senza, anche oggi è presente. Quando sono andata a pagare, ovviamente c'era il cestino con le offerte, e visto che c'erano gli smaltini a 1,90€ se non sbaglio, ho ravanato e ho pescato questo bellissimo color fango, che purtroppo non so dirvi nello specifico il colore perché ho cercato ma non c'è. Vi posso dire che è della linea Gel Shine. Questa linea non l'ho mai provata, quindi non vedo l'ora di testarla. Mille campioncini che sono sempre utilissimi, e come regali ho avuto questo detergente mani della nuova linea Lavanda, che praticamente sarebbe un sapone liquido, quindi non è un lavamani di quelli che usi quando sei in giro che non hai l'acqua sotto mano per appunto sciacquarti, ma con questo ti lavi le mani. È un normalissimo sapone liquido, però molto carina come idea nel tubetto, perché quando sei in viaggio oppure quando sei in giro vai in bagno, prendi questo, ti lavi le mani, sai che il sapone ce l'hai. Perché non so voi, ma quando vado in autogrill o quando vado a mangiare fuori da qualche parte, capita molto molto spesso che quando vai a schiacciare il sapone non esce, e io odio, perché non mi piace lavarmi le mani soltanto con l'acqua, ho bisogno di togliere lo sporco proprio col sapone, se non uso il sapone non mi sento pulita. E ultimissimo regalo, questo fondotinta illuminante perfezionatore. Eccolo qua. Mi è stata data la colorazione media, che è quella che mi dovrebbe andare bene, non l'ho ancora swatchato, quindi non lo so, non aveva le mini size da provare, però sono andata abbastanza sul sicuro. Questi sono stati tutti gli acquisti dell'ultimo periodo. Fatemi sapere, come vi ho detto prima, se avete già provato qualcosa che vi ho mostrato, fatemi sapere la vostra, i vostri consigli per me sono davvero utilissimi, infatti a volte tramite voi poi vado a scoprire prodotti che wow, se avete anche altri consigli su prodotti di altri marchi, quante volte ho detto altri, qua sotto aspetto, perché sapete che io vi rispondo sempre e comunque. Vi mando
un super mega bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!